Le auto elettriche che sono arrivate sul mercato negli ultimi mesi interessano un numero sempre maggiore di persone perché hanno dimensioni compatte, ideali per un uso quotidiano anche in città, un'autonomia interessante e dei prezzi relativamente contenuti, dando per scontata la fruizione di incentivi governativi. E allora, a tutti coloro che stanno valutando se comprare la loro prima auto elettrica, dedichiamo questo super test in cui abbiamo messo a confronto 9 modelli per capire qual è il più efficiente e verificare chi arriva più lontano uscendo fuori dalla città. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e a questo punto possiamo vedere in dettaglio i modelli protagonisti della prova. Fiat 500e. L'italiana è destinata a diventare una delle elettriche preferite per la città. Sotto le forme inconfondibili del suo design c'è una batteria piuttosto grande per la categoria e infatti l'autonomia dichiarata è interessante per uscire dal territorio cittadino. Honda E. Oltre ad essere la seconda auto più potente di questa comparativa, la giapponese è quella con la coppia più alta che viene trasmessa a terra dalla trazione posteriore. L'abitacolo poi è ipertecnologico e smart e vedremo se anche la gestione dell'energia sarà altrettanto intelligente. Mazda MX-30. Lei è la cittadina fuori dagli schemi perché è destinata a chi vuole comunque una macchina grande a forma di crossover. I progettisti non hanno voluto esagerare con la capacità della batteria per non far pesare e costare troppo la macchina. Resta da capire se è anche efficiente. Mini Cooper SE. Iconica e ricca di storia come la 500 è anche la Mini, che è diventata elettrica con una delle sue versioni più sportive, la Cooper S. E infatti è l'auto più potente di questo test, ma come se la caverà in termini di consumi e autonomia reale? Opel Corsa E. Utilitaria tedesca per definizione, ora è anche elettrica, costruita sulla stessa piattaforma della Peugeot. La capacità della batteria è tra le più grandi di questo test, così come l'autonomia dichiarata. A fronte di una potenza del motore sopra la media sarà interessante verificare quanto consuma. Peugeot E208. La nuova generazione della compatta francese punta molto sul design per differenziarsi dalle altre. È lunga 4 metri e ha una batteria di tutto rispetto in termini di capacità. Promette un'autonomia fra le migliori in questa comparativa, da verificare. Stesso discorso per i consumi. Renault Zoe. Lei è quella con la batteria più grande, cosa che si traduce anche nella migliore autonomia teorica, senza per questo influire sul peso dichiarato, che anzi è inferiore di quello di altre auto che hanno batterie più piccole. Il consumo sulla carta non è fra i più bassi, vedremo su strada. Smart EQ44. Anche lei è una piccola trazione posteriore, è la più corta e leggera del gruppo, oltre che quella con la batteria più piccola in termini di capacità, ma il peso dichiarato è uno dei più bassi, un vantaggio quando si parla di consumi e percorrenze. Volkswagen e-Up. Dopo la Smart è lei la più piccola a 4 porte del gruppo, è anche la seconda più leggera ed è quella con il prezzo di listino più basso. E siccome ha una capacità della batteria di tutto rispetto, la Up si candida ad essere una delle auto più efficienti e noi lo verificheremo sul campo. Come avete visto c'è anche la Tesla Model 3 di redazione che sta scortando la carovana sul grande raccordo anulare di Roma in veste di auto della commissione di gara, o meglio il commissario ufficiale sei tu, Francesco? Direi di sì, da qui controllo e coordino i driver lungo i 68 km di ogni giro del GRA e adesso stiamo procedendo in carreggiata esterna, per cui in senso antiorario. Lo ricordo per chi non conoscesse bene Roma che si tratta di una vera e propria autostrada urbana, tant'è che il limite è di 130 all'ora. 130 che però si possono raggiungere in determinate tratte e quando il traffico lo consente. Qui il traffico è una variabile abbastanza casuale, diciamo così, per usare un eufemismo. E in ogni caso noi abbiamo stabilito dei criteri specifici per questa prova per renderla ancora più significativa e adesso vi spieghiamo quali sono. Il nostro obiettivo è quello di simulare una situazione realistica di viaggio fuori città. La velocità ideale, che consente di non frenare in continuazione, sorpassare e così via, è intorno ai 90 km all'ora, che è poi anche il limite di velocità standard su molte strade. Ai nuovi driver abbiamo detto di comportarsi come farebbe un guidatore normale,
quindi senza avere il piede troppo leggero e viceversa, senza essere troppo nervosi con l'acceleratore o il freno in caso di traffico. Pertanto, considerando anche lo scarto del tachimetro, abbiamo stabilito con tutti di stare sui 95-100 km/h indicati nella strumentazione, che fra l'altro riproduce il comportamento della maggior parte degli automobilisti. Un'altra regola che ci siamo dati è stata quella di andare a selezionare una modalità di guida che non fosse né quella troppo sportiva, per non andare ad intaccare l'efficienza di queste auto, né una troppo conservativa, perché le varie Eco, Green, Green Plus oppure Sherpa nel caso della 500 vanno a influire sulla prestazione, perché l'elettronica taglia potenza e anche la climatizzazione ne risente. Eh sì, perché la climatizzazione viene proprio disattivata in questi casi, noi invece la teniamo operativa su 22 gradi, questa è la regola che ci siamo dati per tutte le auto, con la modalità auto attiva. Vogliamo riprodurre condizioni di utilizzo realistiche e non stiamo facendo un economy run. Smart, come siamo messi ad autonomia? 43 km. Honda E, quanti ne hai? 79. Ricevuto? Ok, perfetto, grazie, ricevuto. Ma cosa succede quando l'energia delle batterie sta per finire? Trovandoci sul grande raccordo anulare senza poter prevedere dove ogni macchina si potrebbe fermare, per non creare problemi alla circolazione con eventuali soste pericolose in corsia di emergenza, ci siamo dati una regola per dichiarare conclusa questa prova, e cioè di far uscire dal raccordo ogni auto quando la strumentazione segna 10 km di autonomia. Aspettare l'accensione della spia della riserva o il momento in cui la strumentazione indichi lo zero di autonomia residua avrebbe creato differenze, perché ogni marchio gestisce gli ultimi chilometri di autonomia disponibile con strategie diverse. Nel momento in cui le auto escono dal raccordo per andare a ricaricare o entrano in una stazione di servizio dotata di punto di ricarica, qui a Roma al momento ce n'è una sola sul GRA, la prova si conclude ufficialmente e non andiamo neanche a conteggiare l'energia consumata per l'ultima tratta quando la velocità di percorrenza si riduce. E il tema della ricarica è ovviamente molto importante ed è anche quello con cui bisogna imparare a familiarizzare se si valuta effettivamente un'auto elettrica per le proprie esigenze, perché nei viaggi più lunghi, come la tratta extraurbana che abbiamo simulato noi oggi, ricaricare non è proprio come fare il pieno di benzina o gasolio. Sì, perché non bisogna pensare a dove fare il pieno, ma si deve ragionare in termini di rabocchi, tendenzialmente senza superare l'80% della capacità massima della batteria. Uno dei motivi è perché quando ci si avvicina al 90-100%, l'erogazione della colonnina rallenta molto, è un po' come quando riempite una bottiglia da rubinetto. Verso la fine, se non riducete il flusso, l'acqua esce dal restringimento, dal famoso collo di bottiglia. Con una batteria collegata ad una colonnina succede una cosa simile. In più è consigliato non arrivare ad una colonnina con un livello di carica della batteria troppo basso, perché l'infrastruttura non è ancora affidabile al 100% e in caso di malfunzionamento è bene avere margine per cercare un'altra colonnina. E poi, come potrete leggere dai dati che stanno comparendo in grafica e che ritrovate per comodità all'interno dell'articolo su insidevis.it, è importante considerare la velocità di ricarica che la propria auto può sostenere e che dipende dalla potenza massima di assorbimento del caricatore di bordo, sia per la ricarica in corrente alternata AC che per quella in corrente continua DC alle colonnine più rapide. Se la vostra auto infatti assorbe meno di quello che la colonnina eroga, ricaricherete più lentamente. Da notare come la Zoe sia in grado di ricaricare fino a 22 kW in AC, mentre per questioni fisiologiche la Smart non può caricare in DC. Per stimare il tempo di ricarica, purtroppo non basta dividere la capacità della batteria per la potenza di ricarica, perché la velocità non è lineare e varia in funzione della cosiddetta curva di ricarica. È un tema importante a parte che merita un approfondimento dedicato. In ogni caso, un'elevata potenza e quindi velocità teorica di ricarica non va ricercata a tutti i costi. Dipende dall'uso che fate dell'auto. Un'elettrica da città spesso si acquista quando si ha un posto per ricaricare la macchina tutti i giorni a casa, e se non la utilizzerete per fare viaggi medio-lunghi, l'utilità della ricarica super fast oltre 50 kW non c'è. Se invece volete avere la flessibilità di macinare più chilometri pianificando rabocchi veloci, specialmente in una prospettiva di sviluppo della rete di ricarica ultra fast, vale il discorso inverso. Zoe, quanti chilometri ti mancano? 60 chilometri. Ok, allora io direi almeno quando te ne mancano 20 ci avverti e valutiamo, perché per ora hai ancora un po' di strada da fare. Noi comunque dobbiamo arrenderci qua, perché comunque la tua Tesla, l'autonomia è arrivata e dobbiamo andare a cercare una colonnina, quindi tocca uscire adesso.
Dunque la prova è conclusa e stiamo raccogliendo gli ultimi dati, facendo le riconciliazioni. Francesco, come procede? Sta andando bene, tra i più importanti ci sono ovviamente l'autonomia, cioè quanti chilometri hanno percorso, il consumo in kilowattora ogni 100 chilometri e la percorrenza, che attenzione a non confondersi, si misura in chilometri a kilowattora. Per fare un paragone è un po' come se prendessimo i litri ogni 100 chilometri e i chilometri al litro. Ti lascio finire e do la parola alle classifiche. Partiamo con quella per autonomia, che è la più prevedibile perché direttamente proporzionale alle dimensioni della batteria, sia nominale che effettivamente sfruttata dall'auto. Si va dai 290 km della Renault Zoe ai 109 registrati per la Smart 4-4. Sono dati interessanti per capire fin dove ci si può spingere fuori città con auto pensate per la città, in condizioni di guida che consentono quindi di rigenerare poco. E questo spiega perché i valori siano sensibilmente inferiori a quelli dichiarati in ciclo di omologazione WLTP, dove il 50% del test avviene in città. Ma veniamo al dato più significativo, quello sui consumi misurati in kilowattora per 100 km, che evidenziano l'efficienza delle auto. Su tutti spicca il risultato della Volkswagen e-Up, tutt'altro che scontato rispetto al secondo posto della Smart, che è l'auto più leggera. Da notare come il consumo viaggi a braccetto col peso delle macchine. In tal senso fa migliore del previsto la Renault Zoe, mentre l'Honda E è stata battuta dalla Mazda MX-30, nonostante quest'ultima sia più grande e pesante. Infine, il capitolo costi. I prezzi d'acquisto sono indicativi perché devono essere nettati degli incentivi nazionali o locali. Inoltre bisogna considerare che le auto elettriche spesso non si comprano ma si noleggiano a lungo termine. Ad ogni modo dalla tabella si evince come il costo dipenda tanto dal posizionamento del modello quanto dalle dimensioni della batteria. Dunque auto particolari come la Mini, la Honda e la Mazda si fanno pagare di più a fronte della loro specialità. L'autonomia al top della Renault Zoe costa altrettanto, mentre una delle auto più convenienti in termini di rapporto, dimensioni, prezzo, autonomia è la Volkswagen e-Up. A titolo indicativo abbiamo riportato anche il costo di un pieno di energia considerando la ricarica domestica nonché quella presso una colonnina pubblica di tipo Fast. E c'era anche Daniele, amico e nostro electric coach, durante questa prova lo avete intravisto guidare la Fiat 500. E dunque la morale dopo aver visto questi numeri è che come sempre con l'auto elettrica non ci si può soffermare solo su una variabile, l'autonomia, la grandezza della batteria, per fare la scelta giusta. È vero, sono variabili che continuano a cambiare anche in base all'evoluzione di questo settore. Un esempio è l'infrastruttura di ricarica. Fra solo un paio d'anni sarà cambiata veramente tanto, sarà evoluta. Immagina una location come questa, potresti ripristinare l'80% della batteria in solo una pausa pranzo. E quindi la potenza di ricarica, che è importante oggi, magari lo sarà ancora di più dopo, e la batteria potrebbe essere più piccola paradossalmente. È un tema complesso, ne abbiamo parlato in un video dedicato di cui trovate il link in descrizione, e a questo punto direi che lasciamo la parola a voi che ci seguite nei commenti come sempre e ci vediamo al prossimo Supertest.